Ciao. Ciao. Prego, accomodati. Vabbè, già insomma in questo oggetto che mi hai portato c'è un po' la tua storia. Eh sì, è il mio compagno di viaggio da quando sono piccolissima che lo porto con me. Immagino che infatti comunque sia legato a un sacco di ricordi e secondo me in tante delle tue scelte ci è voluto molto coraggio. Tra le tante scelte coraggiose che avrei fatto, diciamo qual è la più, secondo te, la più coraggiosa che hai fatto nella tua vita? A 18 anni ho preso il volo e sono andata a giocare in Brasile, da sola, senza famiglia. Ho intrapreso questa strada e ho cercato di andare sempre, di portarla avanti. Certo. E per il lavoro che ho fatto, per la determinazione, l'inseguire un sogno, ci vuole del coraggio, perché sennò non si arriva dove sono arrivata. Una descrizione di Francesca com'era prima, come oggi, come ti vedi domani? Ho un po' meno paura, ho più coraggio, ogni tanto graffio anche un po', perché nella vita bisogna anche tirare fuori le unghie, quindi sì, mi piaccio come sono oggi, mi preferisco, però è anche vero che con l'esperienza poi ci si migliora. Esatto. Meglio sempre migliorarsi, quindi. E quindi tra qualche anno, così potendoti vedere in proiezione? Beh, sicuramente una mamma. Mm. Una mamma, una donna molto intraprendente che non si ferma mai. Farò 800 cose al secondo e mi vedo così. Dinamica. Dinamica. Quindi perfetto, proprio una caratteristica della donna 4.0, no? Assolutamente. Che siamo delle eroine, secondo me. No? Ah, sì, sì. Che bella chiacchierata. Nella prossima vita io voglio giocare a pallavolo. Va bene, ti insegnerò. Ti ho fatto parlare per mezz'ora senza niente da bere, andiamo. Andiamo.